Ogni tanto Marco Pannella diceva che se e quando la fantasia fosse andata al potere avrebbe rinnegato la fantasia. Ho sempre ricordato con molto affetto queste sue parole, che devono essere per tutti noi un monito, nel momento in cui, ci dovessimo magari in qualche momento illudere che abbiamo degli strumenti seri e forti e già determinati, una chiara lettura per uscire da questa situazione. Se siamo qui è perché tutti noi riconosciamo di essere in qualche modo in mezzo ad un guado, in una svolta epocale. Quali spazi abbiamo e quali sono diciamo, gli spazi di resistenza? Io rifletterei a partire da due momenti del convegno che sono appunto il tema della resistenza e il tema dell'austerità, perché come resistere a questo tipo di violenza? Anzitutto partiamo direi dall'austerità, perché l'austerità dobbiamo anzitutto comprenderla non come una crisi economica, sembra banale. Ma non basta che siamo noi soltanto a comprendere il fatto che si tratta di una scelta politica, perché occorre estendere la comprensione, la comunicazione del fatto che per l'appunto non si tratta di un accidente che ci cade in testa a partire dalla sorte o o da qualcos'altro, si tratta di una ben precisa scelta politica attraverso la quale il regime dominante, cercherò anche un pochino di precisare che intendo come regime dominante, intende perpetuarsi. E sembrerebbe che noi riceviamo rispetto a questa austerità la solita comunicazione, ovvero l'unica soluzione possibile. E questi termini, questo tipo di comunicazione, noi l'abbiamo già ricevuta, l'abbiamo subita e abbiamo già detto insieme, l'abbiamo detto in tanti, che quando si dice da parte di un regime che, diciamo, la pillola amara è l'unica soluzione. Ed è l'unica soluzione per mantenere il regime normalmente. Allora, qui comprendiamo che se un regime, diciamo che in qualche modo si era posto come baluardo del benessere, arriva a porre come unica soluzione per perpetuare se stesso l'austerità in qualche modo anche il malessere, allora qui siamo di fronte, qui c'è in ballo il destino di un certo Occidente, di quello che noi siamo abituati a considerare l'Occidente. E dobbiamo quindi, anzitutto focalizzare il fatto che l'austerità non è un caso, l'austerità è una scelta. E poi, dobbiamo anche riflettere sulla parola resistenza, a mio avviso, e perché, va compreso in che termini possiamo intenderla oggi, perché è ben chiaro che la resistenza di oggi non è in qualche modo la resistenza, diciamo, sugli Appennini. Mi sembra ben chiaro che i nostri Appennini sono le nostre case, le nostre scuole, i nostri uffici, le strade, e mi pare chiaro che le nostre armi non sono le armi, diciamo, della resistenza di alcuni decenni orsù. E quindi abbiamo bisogno di comprendere che cos'è. Questa resistenza investe la totalità dell'essere umano. Perché? Perché non è una cosa che può essere fatta senza che ci sia un cambiamento radicale di vita. Questo
Questo è necessario comprenderlo perché non può essere semplicemente una resistenza del fine settimana. Ciò non toglie che i fine settimana vanno dedicati. Anche io dedico ogni giorno, esco dal lavoro e mi dedico a questo, ma non è un dopo lavoro, è il nostro lavoro. E quindi, perché? Perché noi dobbiamo comprendere che occorre mettere in gioco la totalità della nostra esistenza, perché è messa in gioco dall'altra parte la totalità dell'esistenza del regime, in quanto questo regime non può tollerare in alcun modo la dimensione del dissenso. È arrivato ad una fase diciamo, io ho ascoltato alcune parti di questa mattina e la professoressa Mattei ha ben descritto questo fenomeno quando ha detto sostanzialmente che oggi il capitalismo non ammette repliche, non accetta che sia pensato altro, un altro pensare. Allora, nel momento in cui oggi noi ci poniamo come dissenso, come dissidenti e come resistenti, dall'altra parte non andiamo a fare qualche piccolo danno, a intaccare qualche granello del regime, ne intacchiamo le fondamenta. Questo non vuol dire che la nostra resistenza abbia davvero oggi la forza di distruggere tutto questo, di far cadere tutto questo, ma dobbiamo capire che oggi la nostra resistenza è radicale perché oggi non è più accettabile alcuna dimensione di resistenza intellettuale. Tutto deve essere riassorbito all'interno in quanto siamo di fronte a un regime totalitario. Se dunque l'austerità non è un caso ma è una scelta politica, e se la resistenza è la lotta nei confronti di un regime, occorre quindi non commettere l'errore di combattere l'austerità senza combattere il regime. Cioè, chiaramente, occorre che noi focalizziamo e comunichiamo bene che una lotta nei confronti delle politiche di guerra e delle politiche emergenziali in tutte le sue forme è una lotta nei confronti del regime emergenziale, che abbiamo già ben conosciuto nelle sue varie sperimentazioni, ad esempio negli anni 70, in cui l'emergenzialismo era il fondamento dei tentativi totalizzanti, non direi ancora totalitari, certamente autoritari, no? E oggi quindi siamo di fronte a questo tipo di regime che prima Mattei ha ben descritto come la fase, diciamo, dello spettacolo integrato. Ci siamo dentro, e perché è importante comprenderlo? Perché nel momento in cui il regime è manifesto, da un lato è chiaro che esso diventa fortissimo, ma è il regime stesso che si gioca tutto. Perché nel momento in cui ci si manifesta in guerra, e che sia una guerra è stato dichiarato fin dall'inizio e si è poi manifestata come una guerra a tanti livelli, anzitutto io direi in qualche modo una guerra al diritto e all'integrità umana. E quando in guerra ci si manifesta per attaccare, quello è il momento certamente in cui ci si sente molto forti, il regime si sente molto forte. Ma è anche il momento in cui si è fragili e noi dobbiamo andare a individuare, io credo, quegli elementi di fragilità. E quando prima, ecco, per esempio, io ho ascoltato con molto interesse anche quello che portava Mattei sugli elementi proprio di fragilità che possono esserci in questo regime e a che ancora non appaiono. Noi dobbiamo riflettere molto su questi elementi, perché se questa è, come io credo che sia, una guerra su tanti livelli, noi
Tuttavia non possiamo dimenticare che ancora il diritto esiste. Questo, cioè, noi siamo tutti i giorni, e anche per questo oggi sono a Roma, non ho l'onore di essere lì con voi, per me è un dispiacere enorme, davvero, questo lo devo condividere, ma ho anche mi sento profondamente unito a voi perché sono tutte le sere sotto il Quirinale e sotto alla Corte Costituzionale nel momento in cui si prepara la decisione della Corte sui vari obblighi farmacologici che sono parte integrante per me in maniera chiara, ma per molti di noi credo in maniera chiara, di una generale militarizzazione della società, in cui l'espropriazione dei corpi fa da fondamento alla espropriazione di tutti i diritti. E quindi dicevo, il diritto esiste ancora, siamo tutte le sere là sotto, sono tutte le sere là sotto, normalmente da solo, a fare cosa? A fare nulla. Ma questo non fare nulla là sotto, questo essere semplicemente in piedi in mezzo a una piazza con il sostegno anche del Comitato di Liberazione Nazionale che ha inteso sostenere la forma del Duranadam, quindi dell'uomo in piedi che sta semplicemente in piedi di fronte a un'istituzione, io ribadisco sempre non sotto a un'istituzione, ma di fronte all'istituzione, che sta semplicemente in piedi là. O con un cartello, semplicemente immobile. Questa forma, questo non fare nulla, si è tradotto in maniera continua. L'ultima volta, ieri sera, sono un po' malandato, l'altro ieri sera, nell'essere portato via di peso e violentemente dalla polizia in maniera illegittima. Allora, perché accade questo? Perché esiste ancora un diritto. Allora la forza di un solo uomo, ma dico che non è me certamente, nessuno ha paura di me, non è quel singolo, è quel gesto. Allora, quando se il Leviatano, il grande spettacolo integrato si manifesta nella sua forza, nella sua violenza totalizzante, a quel punto è vero che la disperazione in noi si fa se siamo nel pieno della notte della nostra storia, ma come non è finito il diritto, non è finita la storia. Come non era finita nell'89 la storia, quante volte abbiamo studiato momenti della storia in cui l'ora era più buia, e l'ora per noi è buia ed è nera, e forse non solo l'ora, ma i mesi e gli anni sono neri, ed è il momento in cui veramente non si vede la fragilità veramente di quel monstrum che si sta opponendo alla dignità umana. Ma la fragilità è tutta là, è solo che non la vediamo. Quindi esistono ancora i media, ci siamo dentro noi, perché? Perché la forza di questo regime è la connessione. La forza di questo spettacolo è che ha bisogno degli attori e no, ha bisogno di noi come attori. E noi nel recitare parti che non sono le parti previste, quindi nel disobbedire, rappresentiamo quella possibile alternativa che può distruggere lo spettacolo. Sto pensando, io amo profondissimamente Pinocchio, è una Ti delle cose lascio, che mi è stato scusami maestro Davide, nella ti vita. lascio concludere con questa metafora e Sì, poi mi prendo devo allora cedere un la minuto parola. No, per... Come dici, chiedo scusa? ti dicevo, siccome avevi introdotto la metafora di Pinocchio, quindi favole e metafora di Concludo? Pinocchio, ti lascio concludere su questo. Sì, allora volevo arrivare a dire, e cerco di tagliare, mi scuso se a volte mi dilungo, e soprattutto in questo caso, che tutta quella forza che il regime esprime e che ha bisogno della connessione, noi dobbiamo praticarla altrettanto, cioè
Il lavoro che stiamo facendo con il Comitato di Liberazione Nazionale, unire i corpi dei disobbedienti, unire coloro che credono ancora nel sacro, perché esiste ancora chi crede nel sacro, chi sente il sacro e la sacralità della vita, unire chi ancora pratica la politica, unire gli interessi economici, unire i tentativi, i diversi tentativi di nuove sperimentazioni economiche, ne parlava anche prima Matteo. Unire nuovi tentativi di comunicazione e di media in modo tale, ritorno a Pinocchio e mi permetto di concludere col mio amore Pinocchio, in modo tale che lo spettacolo, il grande spettacolo dei burattini di Mangiafuoco salti, salti perché? Perché vedendo la disobbedienza, e qui io dico disobbedire, disobbedire, disobbedire insieme, sempre, tutti, a questo chiamo anche tutti gli amici intellettuali che, solo che ancora tanto mancano a questo, il grande spettacolo dei burattini di Mangiafuoco, quando è che si interrompe? Quando questi burattini sulla scena vedono, dicono, ah, il nostro fratello Pinocchio non è sulla scena e salta lo spettacolo. Allora la disobbedienza, poiché la necessità dello spettacolo è quello di andare avanti ed ha bisogno di attori, tutta questa stessa forza è la stessa che noi possiamo adoperare attraverso la non violenza, unendo tutti, il Comitato di Liberazione Nazionale, attraverso il sindacato, sono un sindacalista Fisi, attraverso l'unione di tutti i non violenti. Questo è un percorso da fare. Grazie Davide.